Andiamo proprio sul posto dove c'è una nostra troupe con Paolo Renzetti, proprio all'altezza del punto sulla SS16 in una località di Casalbordino dove è avvenuta l'esplosione nei pressi, nelle vicinanze. Buonasera Paolo. Sì, buonasera, buonasera Andrea, una buona serata anche ai nostri telespettatori. Siamo a Casalbordino in diretta a pochissimi chilometri da dove c'è stata alle 14.30 di questo pomeriggio questa terribile esplosione presso la Sabino Esplodenti, come dicevi giustamente tu da studio, azienda specializzata nel trattamento delle polveri da sparo. Tre vittime accertate, le notizie ufficiali riferiscono che non ci sono fortunatamente feriti, ma il bilancio è un bilancio sicuramente tragico. Le tre persone decedute sono Carlo Spinelli di Pollutri, Paolo Pepe di Casalbordino e Nicola Colameo di Guilmi, le tre vittime, i tre sfortunati operai che hanno perso la vita questo pomeriggio in questa terribile esplosione, una tragedia che ha coinvolto tutta la regione, non solo il comune di Casalbordino e la zona del Vastese, in un periodo già difficile per via della pandemia. Ovviamente che vigili del fuoco, forze dell'ordine, protezione civile sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza e per provvedere alla bonifica dell'area interessata dall'esplosione, esplosione che c'è stata vicino un altoforno in una delle casematte di questa azienda. All'interno c'erano diversi operai, come poi ha riferito anche il sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci, che tra poco ascolteremo, che abbiamo intervistato qualche minuto fa, e proprio prima di andare in onda, proprio qualche attimo fa, è arrivato qui direttamente dall'Aquila, dove stava presiedendo i lavori del Consiglio regionale, il presidente della regione Marco Marsilio, per portare il cordoglio dell'intera regione Abruzzo e di tutti gli abruzzesi ai familiari delle vittime. Dicevamo che si continua a lavorare per mettere in sicurezza e bonificare la zona, tra l'altro lo ha detto anche poco fa il presidente della regione Marco Marsilio, non sarà possibile prima di domani traslare i corpi, quel che resta dei corpi delle tre vittime, perché una volta messa in sicurezza la zona, solo in quel momento gli artificieri potranno entrare all'interno dell'azienda, soprattutto nella zona dove c'è stata l'esplosione, per poter permettere il recupero delle salme. E allora, come dicevamo qualche secondo fa, proprio al suo arrivo abbiamo ascoltato il presidente della regione Marco Marsilio. Se la regia è pronta, possiamo vedere il primo contributo. Evidentemente che aggiungerà ulteriore dolore alla tragedia in corso, e noi siamo vicini alle famiglie, porto il cordoglio, le condoglianze di tutta la giunta, di tutto il consiglio regionale che era riunito all'Aquila, che ho lasciato dopo aver dato questo annuncio, e sono portatore appunto dei sentimenti dell'intera regione, di tutti i cittadini, per quello che sta accadendo, per quello che è avvenuto qui a Casalbordino. Presidente, ci conferma, sono tre le vittime? Da quello che sappiamo sono tre vittime, il medico è entrato, ha accertato prima che gli venisse notificato anche al medico che per ragioni di sicurezza non poteva accedere, comunque nel frattempo era avvenuto, e quindi credo che sul numero delle vittime dovrebbe essere confermato questo dato. Le cause? Queste le possono conoscere solo gli investigatori e gli esperti che sono al lavoro e che lavoreranno tanto più domani mattina, quando con la luce del sole le condizioni di sicurezza potranno permettere l'accesso degli artificieri e degli investigatori. E dunque abbiamo ascoltato le parole del presidente della regione. Ovviamente, come potete vedere alle nostre spalle, grazie alle immagini del collega Loris Bennato, tutta la zona è off limits, è stato interrotto ed è chiusa al traffico la strada parallela, strada statale 16, proprio alle nostre spalle è stato interrotto anche il traffico ferroviario sulla linea adriatica, proprio
per permettere il lavoro degli artificieri, delle forze dell'ordine e dei soccorritori. Come vedete, la strada alle nostre spalle che conduce proprio nella zona dove è avvenuta la tragedia questo pomeriggio, è chiusa al traffico dalle 14.30 di oggi e lo sarà fino almeno alla giornata di domani. Dicevamo, una tragedia che ha scosso soprattutto la comunità di Casal Bordino, la zona del Vastese, e noi abbiamo ascoltato proprio le parole del primo cittadino di Casal Bordino, Filippo Marinucci, provato da questa tragedia, sindaco che conosceva una delle vittime ma che conosce anche i titolari di questa azienda, e come ha detto ai nostri microfoni il primo cittadino, questa azienda, i titolari hanno sempre lavorato per la massima sicurezza, ovviamente parlando di un lavoro, di un'attività che nasconde sicuramente dei rischi. Allora andiamo ad ascoltare le parole del sindaco di Casal Bordino, Filippo Marinucci. Sindaco, una tragedia da cui è difficile davvero trarre anche qualche parola in questo momento. Cosa si sente di dire alla comunità di Casal Bordino, ma all'intera zona qui del Vastese dopo questa tragedia immane? Sicuramente la mia vicinanza alle vittime e ai familiari delle vittime. Come ben detto, non è soltanto una tragedia di Casal Bordino, ma una tragedia anche di altri paesi, Pollutri e di Wilmi. Che dire, una fabbrica che fa della sicurezza il punto principe, soltanto una fabbrica che ha la sicurezza, l'incidente dietro l'angolo. È una fabbrica grossa, 70 dipendenti su un'area di quasi 20 ettari di terreno, e quindi con alta incidenza di pericolosità. L'incidente è avvenuto intorno alle 14:15. Vicino, così mi hanno detto, perché l'area non si può avvicinare all'alto forno dove sta lo smaltimento delle polveri, per cause che bisogna accertare, tre persone che erano adibite allo smaltimento hanno perso la vita. Quante persone c'erano al lavoro all'interno? Se si è riuscito a ricostruire? Sui 50-60 persone sicuro. E lei conosceva i titolari? Conosce i titolari di questa azienda? Conosco i titolari, conosco anche uno delle vittime molto bene, perché è un mio compaesano. Vogliamo un attimo spiegare, insomma, questa azienda che lavoro svolge, perché anche per chiarire. Smaltisce materiale bellico principalmente, quindi va a rendere innocuo i varie bombe, le varie mine che sono di produzione a livello mondiale, perché questa azienda adesso agisce principalmente per tutta l'Europa, si va a detonare i vari ordigni bellici recuperando le polveri che poi vengono bruciate. E dunque queste le parole del primo cittadino di Casal Bordino, Filippo Marinucci. Questa purtroppo l'ennesima tragedia che accade nella nostra regione negli ultimi anni. La mente ritorna soprattutto a quanto avvenne a Villa Cipressi di Città Sant'Angelo nel 2013, quando ci fu l'esplosione all'interno di una fabbrica di fuochi di artificio. Anche lì il bilancio delle vittime fu un bilancio molto pesante, e a distanza di oltre 7 anni si rinnova il dolore per una nuova tragedia. Da Casal Bordino per il momento è tutto, linea che può tornare allo studio.